Ha vinto tutto quello che si può vincere nel triathlon. È l'attuale detentore del record mondiale su distanza Ironman. 7 ore, 27 minuti e 53 secondi per nuotare 3,8 km, pedalare 180 km e correre una maratona. Ci troviamo davanti ad un superuomo. Senza ombra di dubbio il triatleta più forte del mondo, Jan Frodeno. E oggi vivrò una giornata proprio come lui. L'orario in cui Frodeno inizia la sua giornata è molto flessibile e prima di andare in piscina per il suo primo allenamento fa una mini colazione, direi un piccolo spuntino per avere a disposizione qualche preziosa energia che gli servirà per nuotare. Pane, miele, burro d'arachidi e un bel caffè, cosa che non manca mai nella sua quotidianità, tanto che ha creato il suo marchio di caffè nominandolo Frodissimo. Pane, burro d'arachidi e miele. Tra l'altro è uno tra i miei spuntini preferiti, allora mangio, bevo un bel caffè e vado in piscina. Oggi mi aspetta un allenamento più lungo del solito, sia perché Frodeno fa sessioni di nuoto piuttosto lunghe, sia perché tra un mese e mezzo ho un Ironman da affrontare ed è ora di allungare un po' il chilometraggio dei miei allenamenti di nuoto. Diciamo che questo video è davvero un buon pretesto. Ale, andata, 3 chilometri fatti oggi, non li facevo da tanto. Eh sì, Frodeno ne fa molti di più, ma per me questa è una nuotata lunga. E adesso si va a casa perché la fame è tanta e andiamo a scoprire allora che cosa mangia Frodeno a colazione. Dai, mi è andata bene. Una tipica colazione di Frodeno è composta da un bello smoothie, direi utilissimo per recuperare velocemente dopo l'allenamento appena fatto. Come ha detto più volte nelle sue interviste, Frodeno non guarda le calorie. Data l'enorme mole di allenamenti, infatti si lascia libero di mangiare quello che vuole. Ha confessato che si è ritrovato a consumare a volte anche fino a 11.000 calorie. Sarà un'altra bufala simile a quella di Phelps? Ma questo non lo sapremo mai. E ora vi faccio vedere una tipica ricetta di Frodeno per gli smoothies. 250 ml di latte, più o meno. Eccoli qua, una banana, questa è pure bella matura, burro d'arachidi, come avete visto Frodeno ne usa parecchio, e circa 30 grammi di proteine in polvere. Ottimo, ora andiamo a frullare. E voilà! Spettacolare. Mentre Frodeno si riposa, si fa massaggiare o si rilassa, io vado a lavorare e ne avrò fino a pranzo. Intanto però vorrei raccontarvi qualcosa di più su questo grande campione che stimo moltissimo. Oltre ad essere un campione nello sport, infatti lo è anche al di fuori. Pensate che durante la quarantena ha organizzato un Ironman di beneficenza che ha svolto completamente a casa sua, dove ha collezionato più di 200.000 euro che sono andati appunto in beneficenza. Eh sì, si è sparato 3,8 km a nuoto nella sua piscina controcorrente, 180 km in bici sui rulli e a seguire una maratona sul tapirulano. Gran bella iniziativa che dimostra le qualità umane di Jan Frodeno. C'è un'altra bella curiosità su di lui che mi ha colpito dopo averla sentita in una sua intervista. Infatti nel 2007 il capo della commissione olimpica tedesca gli disse che non avrebbe mai vinto niente in gare più lunghe, in gare di endurance, perché era troppo alto e troppo pesante e non sarebbe mai riuscito a correre veloce. Beh, diciamo che non ci ha visto tanto lungo, anche perché una delle frazioni in cui Frodo va più veloce è proprio la corsa. Chissà se questo episodio ha contribuito al percorso stratosferico di Frodeno. Proprio nella stessa intervista infatti ha dichiarato: se mi dici che non posso farlo, questo mi fa soltanto infuocare di più e senza dubbio mi fa andare avanti. A dimostrazione di ciò, Frodeno non ha solamente vinto l'Olimpiade a Pechino nel 2008, ma anche due campionati del mondo su distanza di mezzo Ironman e tre campionati del mondo a Kona proprio su distanza Ironman. Io adesso mi faccio un bel pranzetto con riso e legumi perché poi mi aspetta l'allenamento in bici.
C'ho fame. E ci metto anche un po' l'aceto balsamico alla faccia di Frodeno. Ho deciso di fare l'allenamento in bici sui rulli perché in realtà Frodeno si allena tantissimo sui rulli. Usa moltissimo Swift, un'applicazione di realtà virtuale per allenarsi in bici molto molto interessante. Io però oggi ho voluto vedere la sua tri-battle, quindi mi sono messo su YouTube il video proprio della settimana scorsa dove c'è stata questa gara tra lui e Sanders, un altro triatleta fortissimo che non mancherà su questo canale. Sono sfidati in Germania, sfida bellissima dove Frodeno ha vinto e anche settato il nuovo record del mondo sull'Ironman scendendo sotto le 7 ore e mezzo. Pazzesco! Sto guardando il pezzo in bici dove viaggiava intorno ai 50 km/h e quindi ho detto perché no, un disco utile e dilettevole, e mi sono fatto un bellissimo allenamento, 40 minuti di riscaldamento a un wattaggio per me aerobico intorno ai 165-170 watt. Ho inserito un allenamento un po' più intenso con 18 blocchi da 2 minuti ciascuno, suddivisi in 3 macro blocchi da 6, dove si va a 243 watt per 2 minuti e 267 watt per altri 2 minuti. Poi c'è una pausa di 5 minuti e lo ripeto per 3 volte. L'ho finito, l'ho portato a casa, è stato intenso, faticoso, non sono abituato fare allenamenti a questa intensità in bici così costruiti, però molto bello. Adesso 20 minuti di defaticamento, così arrivo a 2 ore, un tipico allenamento di Jan Frodeno, e poi mi vado a fare una bella doccia e un bello spuntino. Eh sì, quando ci si allena c'è bisogno di mangiare, è una costante di tutti i campioni di sport, soprattutto quelli di endurance. Poi devo dire che non è stato facile trovare esattamente quello che mangia Frodeno, perché è un personaggio molto riservato nella sua vita personale e sportiva. Chissà, forse per non svelare troppi segreti. E quindi quello che sto mangiando in questa giornata è ciò che sono riuscito a carpire dalle sue interviste e da alcuni suoi video. Una cosa è certa però, dopo la bicicletta molto spesso Frodeno fa uno spuntino con porridge a cui aggiunge mandorle tritate, un pizzico di cannella, buona, un cucchiaio di olio di cocco e un bel cucchiaio di miele. Ora aspetto che si prepara il porridge, che la fame è tanta. E ora manca solo la corsa. Devo dire la verità, ho le gambe cotte, però ora mi dirigo verso la pista di atletica, ne approfitto dato che non ci vado mai e vado a fare un allenamento tipico di Frodeno. Ora un bel riscaldamento, riscaldamento fatto, 20 minuti precisi, è andato bene, a parte un gluteo, il gluteo destro molto molto duro, sarà dovuto alla giornata intensa. Comunque io ora inizio il bello, vado di 5 per 1000 o quelli che riesco a fare, speriamo che il gluteo si sciolga e che mi diverta a fare questo allenamento stile Frodeno, che tra l'altro non faccio da davvero tanto tempo. Siete pronti? Anch'io. Allenamento finito, alla fine ho fatto 7 per 1000 con 200 metri di recupero attivo, mi sono divertito, allenamento è andato alla grande, il gluteo diciamo che si è sciolto, ho tenuto un'intensità al limite del comodo, anzi direi vicino allo scomodo per tutto l'allenamento. È stato davvero bello venire in pista e fare questo terzo allenamento della giornata. Ora non vedo l'ora di andare a casa, di farmi una bella doccia fredda e fare una cena, perché oggi, ragazzi, di calorie mi sa che ne ho consumate tante. Eh sì, proprio una bella e intensa giornata. Diciamo che è calzata a pennello per fare allenamenti utilissimi per la mia preparazione Ironman.
non potevo scegliere personaggio migliore in questo periodo. Ovviamente i miei allenamenti sono stati a ritmi di molto inferiori a quelli di Frodeno, però credo che l'intensità sia stata la stessa. Infatti oggi mi sono allenato in tutte e tre le discipline ad un'intensità più alta del mio solito. Ora, prima di farvi vedere una bella sorpresa, vado a prepararmi la cena. Per cena mi faccio una bella cofana di verdure appena raccolte dall'orto e un'insalata di quinoa. Come vi ho già detto, non sappiamo di preciso che cosa mangia Jan. Negli anni ha cambiato diverse volte alimentazione, ma la cosa importante che sappiamo della sua alimentazione è il mangiare solo cibo sano e naturale, non processato. Frodeno è un sostenitore del fatto che se si vuole performare a lungo e continuare ad avere risultati è fondamentale prendersi cura del proprio corpo quotidianamente, anche attraverso l'alimentazione. E devo dire che ad oggi questo gli sta dando proprio ragione. Ha oramai 40 anni e è ancora il più forte. Anzi, è sempre più forte. E noi qui siamo alle premiazioni dell'Ironman. Non siamo venuti a ritirare nessun premio, però ragazzi è spettacolare. E adesso vi faccio vedere chi c'è qui vicino. C'è anche Frodeno. Spettacolo. Ebbene sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo al campionato europeo di Ironman a Francoforte, a cui ho partecipato anche io 2 anni fa, e che lui, a differenza mia, ha vinto. Tra l'altro, un Ironman svoltosi in condizioni limite, con temperature che sono state intorno ai 40 gradi per tutta la durata della gara. Un'esperienza bellissima e tostissima. E ora vi lascio al video che ho girato durante la premiazione.